La scienza del nazionalsocialista è senza dubbio non ortodossa se rapportata a quelle positiviste. Concetti come disintegrazione della materia, implosione, sole nero, getti volanti, terra cava, ghiaccio eterno contro l'eterno fuoco, sono tutte teorie che in un primo momento possono lasciare perplessi e sconcertati. Se vengono però approfondite e soprattutto considerate come tentativi di applicazione fisica dell'invisibile, metafisico ed occulto, allora la ricerca del Terzo Reich assume un altro aspetto, ci porta addirittura in un altro mondo, una visione della realtà del tutto nuova, con una coerenza molto lucida. In un mondo parallelo, appunto, ci suggerisce addirittura che c'è più scienza nella fantascienza. Il caso degli oggetti volanti non identificati diventa così un fenomeno terrestre, non di altri mondi, ed è la conseguenza della ricerca avanzatissima in campo fisico ed aeronautico del Terzo Reich. Il 14 dicembre 1944, il New York Times diffonde il primo vero annuncio su un UFO. Sotto il grande titolo Floating Ball is New Nazi Air Weapon si legge: un'arma nuova tedesca è apparsa sul fronte occidentale. Ciò si è saputo oggi. Aviatori dell'aeronautica americana hanno riferito di aver incontrato nello spazio aereo tedesco delle sfere argentate. Erano sole o in schiere. Alcune apparivano quasi trasparenti. Queste testimonianze corrispondono alla descrizione di un UFO a comando elettrogravitazionale, del quale parleremo in seguito. Successivamente si assommano gli annunci su missili tedeschi di costruzione segreta. In particolare, poco dopo la capitolazione delle forze armate tedesche, si scorgono sui cieli europei del nord intere serie di Ghost Rockets, tale era infatti il nome dei missili sconosciuti in quel periodo. Vengono visti in particolare nello spazio aereo scandinavo, dove, in Norvegia, le truppe tedesche rimasero fino all'ultimo momento. A partire dal 1944 appaiono degli UFO in tutte le maniere. Fino al 1947 si fanno vedere di tanto in tanto, dal 1947 in poi sempre più spesso. Quale mistero c'è sotto? L'inesauribile fonte di energia per i fedeli, però, è il sole nero che emana luce infinitamente. L'occhio umano non può vederlo, eppure c'è. Così come il sole chiaro del giorno si irradia verso l'esterno, così il sole scuro spande i suoi raggi verso l'interiorità dell'uomo e attraverso di esso la divinità emana la luce. L'esoterismo del Terzo Reich si nasconde fino ai nostri giorni sotto un velo fitto di misteri e segreti. I superiori venivano dalla cerchia della società Thule e dalla SS. Le loro idee si distinguono certamente per molti punti dalla politica del NSDAP. Il sole nero è il loro simbolo segreto. Le millenarie scienze occulte formano la base dalla quale partono gli esoterici del Terzo Reich. Sono i primi uomini di questo secolo che cercano delle vie completamente nuove. In un certo senso sono anche i primi verdi che aspirano ad una nuova armonia tra l'uomo e la natura. Il simbolo del sole nero si trova già nei templi babilonesi e assiri. Anche Venezia e Cartagine conoscevano questo simbolo con il relativo significato religioso. Nella cultura babilonese e assira, il sole nero, che rappresenta la luce spirituale di Dio, viene spesso raffigurato con la forma di una croce. I re assiri portavano delle figure che assomigliano perfettamente a questa croce da cavaliere. L'origine di questa esisteva quindi da secoli prima del cristianesimo. Non sappiamo quali segreti e pensieri misteriosi in particolare seguano gli esoterici del Terzo Reich. Forse conoscono la rivelazione della nuova Babilonia che sorge nel paese di mezzanotte, quando il terzo Sargon, il salvatore dall'oppressione, viene in dominio straniero. Verrà dal nord, sopravverrà all'imprevisto nel mondo terrestre sotto di lui. Con un colpo farà tremare tutto e il suo potere sarà invincibile. Non chiederà niente a nessuno, sarà onnisciente. Una schiera di fedeli sarà con lui. Il terzo Sargon darà loro la luce e loro domineranno il mondo. Agite in modo sbagliato. Questa osservazione, proveniente dall'inventore Victor Schauberger, che si può considerare un esoterico, tocca uno degli argomenti più essenziali. Oggi si direbbe la ricerca di energia alternativa. Allora però si trattava di molto di più, di un'altra scienza, di una tecnica essenzialmente diversa. Semplificando, si potrebbe dire implosione invece di esplosione. Gli esoterici del Terzo Reich avevano riconosciuto che la creazione divina è sempre costruttiva, mai distruttiva.
Una tecnica che si basa sull'esplosione, quindi sulla distruzione, non può essere secondo il principio divino. Tutti i motori a combustione, per esempio il motore a pistoni o il propulsore di un razzo, funzionano secondo il principio dell'esplosione e quindi con forze distruttive. Il loro effetto deve essere dannoso, visto che il principio contro Dio è quello satanico. L'ormai riconosciuta distruzione dell'ambiente provocata dalla tecnica di esplosione, alla quale appartiene l'energia nucleare, i gas di scarico, eccetera, fa vedere che l'incoraggiamento dell'altra tecnica, come veniva manifestata allora, ha la sua giustificazione. I corpi volanti sperimentali funzionavano secondo le forze di levitazione. Per la ricerca di nuove fonti di energia e propulsione sono sempre valsi principi esoterici. Una tale ricerca viene effettuata in particolare per lo sviluppo di propulsori di elettrogravitazione. Sembra essere stato trovato il nucleo dell'altra tecnica, un'energia indipendente dalle materie prime, economica e pulita, l'energia del futuro. Le sezioni speciali U13 e SS14 lavorano concentrate alla realizzazione di questa tecnica, sui missili a ioni di Haunenbu, di cui sono stati ritrovati non solo disegni, ma anche fotografie, dalla cui autenticità partiamo. Guardiamo la presunta struttura di un corpo volante tedesco a ioni del tipo Haunenbu 2, ricostruito col computer. Riteniamo che la struttura fondamentale corrisponda con quella di tutti i tipi di corpi volanti tedeschi. Anche numerose fotografie del periodo dopo il 1945 mostrano le caratteristiche di questa costruzione. La base tecnica del propulsore potrebbe essere stata l'invenzione del capitano Hans Köhler. È noto che ancora nel 1944 veniva preparata dalla AEG e dalla Siemens una produzione in serie di convertitori del tipo Köhler. Il propulsore Köhler ha bisogno di attivarsi, relativamente di poca energia iniziale, più o meno quanto il suo accumulatore elettrico. Dopo poco tempo, il convertitore Köhler non risulta solo autosufficiente per quanto riguarda l'energia, ma ne produce anche, senza però violare il principio energetico. L'energia non nasce dal nulla, si tratta piuttosto di una conversione di forze del campo gravitazionale in elettricità utilizzabile. Un principio di semplicità geniale, in quanto lo si controlla. Questi abbozzi, chiaramente provenienti dallo sviluppo del Haunenbu 2, ci danno un'impressione precisa della parte interna di questo missile. Probabilmente corpi volanti del genere erano stati fabbricati in tal modo per poter essere indipendenti per un lungo periodo come una nave. Disponevano quindi anche di uno spazio per vivere e dormire. La vera e propria fonte di propulsione si troverebbe al centro del missile, mentre le pulegge che si trovano attorno potrebbero formare il motore. Ma si sperimenta anche con missili a propulsione convenzionale, forse come primo stadio, in quanto non si dispone ancora di meccanismi convenzionali in forma regolata. Sotto la descrizione V7 vengono costruiti diversi missili come prototipi. Ci si può immaginare facilmente che esisteva uno sviluppo parallelo, in linea di massima comparabile a quello tra V1 e V2. Nel luglio del 1941 si comincia a sviluppare l'astronave Shriver Habemol, un rotondo aeroplano a reazione e a decollo e a atterraggio verticale. Alla fine del 1945 viene provato per la prima volta e si scoprono gravi difetti di costruzione. Il primo modello sperimentale si spacca già alla partenza. Il modello successivo possiede un autogiro e due ugelli girevoli, ma anche questo risulta inutilizzabile. Pure il prototipo seguente di questa tecnica di costruzione non corrisponde alle esigenze che vengono imposte per un bombardiere a lungo raggio. Segue una lunga serie di esperimenti, si costruiscono tanti modelli. All'inizio il lavoro intensivo di Shriver Habemol non porta ad alcun successo. Anche l'ingegnere Mite lavora dal 1942 ai missili che hanno la forma discoidale. Egli ha più speranze di riuscire. In collaborazione con il ricercatore italiano Giuseppe Benuzzo, costruisce una variante sul V7. Dopo, Mite e Benuzzo collaborano con Shriver Habemol, il che porta alla costruzione del leggendario V7. Il dottor Mite riferisce ad Adolf Hitler delle sue ricerche e costruzioni. Oggi, il 17 aprile 1944, sotto la mia direzione e in presenza dei tre capi dell'aeronautica militare, è stata approvata nel cielo baltico l'arma di rappresaglia 7.
L'elenco seguente contiene le caratteristiche generali e le prestazioni raggiunte dal missile. Il V-7, un elicottero supersonico munito di 12 turboblocchi del tipo BMW 028, ha raggiunto l'altezza di 20.800 metri durante il primo volo di prova e un'altezza di 40.200 metri dopo il secondo decollo. Come carburante principale è stato usato l'elio. E lo sviluppo di dischi volanti continua a maturare. Nasce la serie del tipo Vril, fabbricata dal cosiddetto gruppo Schumann, che molto probabilmente aveva stretti rapporti con la SSE-4. I lavori ai missili non convenzionali non devono soltanto competere con il tempo e il corso della guerra. Esiste infatti anche una rivalità con i numerosi progetti convenzionali. Chi ottiene le necessarie materie prime, l'attrezzatura, la mano d'opera? Una frammentazione delle forze, uno schedario sugli eventuali progetti, regola le diverse regioni. Si continuano a sviluppare, sperimentare e costruire piccole quantità di nuove superarmi. Le vere e proprie armi prodigiose, di cui si è parlato tanto, sono diverse, non sputano fuoco né rumoreggiano, sono invece silenziose e misteriose. Uno stadio intermedio è formato dal progetto Feuerball, in italiano palla di fuoco. Gli alleati chiamano questi missili Full Fighters. Le cosiddette palle di fuoco vengono prodotte a Vienna sotto la direzione del gruppo tecnico dell'SS. Via radio vengono manovrate e mandate vicino agli aerei degli alleati. Dopo, il comando è preso da sensori a raggi infrarossi con l'aiuto dei gas di scarico del nemico. Il senso e lo scopo di questa palla di fuoco è soprattutto disturbare il radar nemico. Uno sviluppo ulteriore, munito di Klystron valvole speciali, doveva annientare gli impianti d'accensione degli aerei nemici. Effetti del genere, togliere la corrente o disinnestare gli impianti d'accensione, diventano presto una delle più tipiche caratteristiche di quasi tutte le missioni degli UFO. Mi chiamo Konrad Dannenberg e sono stato l'assistente di Werner von Braun, sia in Germania, Peenemünde, che negli Stati Uniti, con il progetto Luna, dopo il 1945. Durante la guerra ho lavorato con le V1 e le V2. Noi scienziati avevamo programmi di lavoro molto precisi e lavoravamo ognuno in settori molto delimitati. Non escludo affatto per cui che a Praga o a Vienna si sia riusciti a fare il decollo verticale ed anche superare i 2000 km orari con i cosiddetti dischi volanti, che in gergo erano definiti V7, arma di vendetta o rappresaglia numero 7. Lei deve sapere che la ricerca in quegli anni era avanzatissima, disponevamo infatti di ogni mezzo, l'economia di guerra consideravano i tecnici, i nostri desideri scientifici assolutamente prioritari, per cui non c'era limite alcuno alla sperimentazione, di nessun genere. Ciò porta di nuovo alle favole sulle astronavi a propulsori elettrogravitazionali della serie Haunebu, che sono sviluppate e costruite dalle sezioni segrete U13 e SSE-4. Fino all'armistizio, nel maggio del 1944, la Grande Germania dispone di astronavi elettrogravitazionali dei tipi Haunebu e Vril e probabilmente anche di diversi Mite-7 pronti per il decollo. Il sistema motore del veicolo spaziale Haunebu è un propulsore elettrogravitazionale in combinazione con un generatore nastro Van der Graaff, il magnete d'accensione Köhler, un generatore di corrente a energia Köhler e una dinamo conica a correnti parassite del tipo Marconi. Ci si può immaginare bene com'era l'interno di un disco volante tedesco. Questi disegni rappresentano chiaramente una versione di una serie sperimentale del tipo Haunebu 2, di cui troviamo il prodotto finale nella maggior parte delle fotografie disponibili. Forse è stata costruita una piccola serie di questo modello sperimentale. Qua si riconosce bene la disposizione dello spazio e la differenza di altezza tra il missile e l'uomo. In questa foto dell'anno 1944 si riconoscono le tipiche caratteristiche: 3 armi da fuoco sotto il missile, un quarto cannone sembra essere aggiunto sopra. Qua si vedono fotografie di una serie sperimentale dell'Haunebu 2, fatte probabilmente durante voli di prova. In questa fotografia vediamo, oltre ad un cannone più grande, di sotto, un marchio che rappresenta forse il segno del sole nero. Ciò potrebbe significare che questo veicolo spaziale ha già effettuato operazioni reali, probabilmente in una missione segreta per la realizzazione di incarichi successivi. Che impressione violenta deve lasciare quando passa in volo un disco volante del genere, con un diametro di oltre 25 metri e un'altezza di quasi 10 metri. Quando si è di fronte a queste proporzioni, ci si può immaginare che spavento può incutere un UFO ad un ignaro.
Qui, un'altra volta, i progetti dell'AUNEBU provenienti dall'ottobre del 1943. Leggendo i dati tecnici, si capisce che stava per nascere qualcosa che doveva essere di gran lunga superiore a tutto ciò che era noto allora e finora. Il significato del nome AUNEBU non è mai stato completamente chiarito. Il nome è così misterioso come l'aeroplano stesso. Eppure, queste fotografie indicano senza dubbio che il mistero è o era reale. Con una maggiore efficacia del propulsore elettrogravitazionale, quindi a una velocità più alta, la forma esteriore dell'astronave si confonde a occhio nudo. Ciò è molto chiaro in questa foto. Di notte lo stesso effetto provoca un bagliore. Su carta esistono progetti di corpi volanti ancora molto più grandi, anche con doppie torrette. In questo schizzo di un AUNEBU 4, che rappresenta dischi volanti di una enorme dimensione, sembra che siano stati progettati dei cannoni estraibili. La grandezza e il peso non scervellano certo i costruttori, ma anche dischi volanti più piccoli e quindi più pratici sono sul programma. I tipi Vril. Vril 1, dei quali devono essere state costruite 17 unità, hanno un diametro di soli 11,65 metri, raggiungono una velocità di 2.900 km all'ora e dovrebbero essere muniti di un cannone telecomandato. Nelle foto dei modelli sperimentali non c'è questa armatura. Vril 1 è quindi un tipico apparecchio da caccia. Altri tipi più piccoli di Vril 2 e Vril 9 erano in progetto. Il Ramayana è un antico testo della tradizione induista. Del 2000 a.C. lì compaiono, come già è avvenuto 1000 anni prima, fra i babilonesi, alcune citazioni oscure che riguardano oggetti volanti ed una razza superiore che vive nell'antro della terra e che li dirige con il solo pensiero. Il Vimana Shastra è un testo dell'epoca, rinvenuto solo pochi anni fa. E questi sono i disegni originali che illustrano questi presunti oggetti volanti. Non è un caso che i missili e gli oggetti volanti tedeschi si chiamino Vril. Il Vril, infatti, è l'energia che sotto forma di raggio psichico, ma anche fisico, corrisponde ad una manipolazione e concentrazione con direzione dell'energia di solito diffusa, ma che si concentra poi nei soggetti che praticano i sistemi che generano le siddhi, che sono i poteri sovrumani. I tedeschi, che conoscevano il potere del Vril soggettivo, cercarono di oggettivizzarlo con uno strumento inventato da Köhler che alimentava i missili. Questa misteriosa macchina permetteva infatti di annullare la materia, di adeguare un soggetto fisico alla struttura microfisica di un altro e quindi fisicamente ricreare un soggetto materiale di finzioni o addirittura scomparire e riapparire in più posti in maniera sincronica. Interessante è un ingrandimento di un taglio in cui si vede chiaramente il pilota nella cabina di pilotaggio. Delle valide pubblicazioni sul tema degli UFO ce le fornisce la società tedesca Huging a Wetter. Diamo un'occhiata alla sua collezione delle più svariate notizie di stampa. Leggiamo per esempio: primo disco volava nel 1945 a Praga, o dischi volanti inventati in Germania. Un articolo di giornale che attira l'attenzione. Il presidente degli Stati Uniti e il capo di Stato dell'Unione Sovietica parlavano seriamente della possibilità di un attacco da parte degli UFO. Il mio nome è Tania Lenina, sono dell'Istituto della Ricerca dello Spazio in Russia. In Unione Sovietica, a guerra finita, molti scienziati tedeschi hanno chiesto di collaborare con noi. Così i loro progetti avanzatissimi di esplorazione dello spazio hanno contribuito alla ricerca dei nostri scienziati, concretizzatasi poi con il progetto Sputnik. Nella tradizione storica della scienza sovietica esisteva già una forte corrente, direi mistica, il cosiddetto cosmismo, molto radicato negli ambienti degli scienziati rivoluzionari della prima ora. Ma anche in seguito non si è perso lo spirito di setta dei cosmisti. Si figuri che il primo uomo nello spazio, Yuri Gagarin, disse che dedicava il suo volo a Nicholas Roerich, il buddista russo che fu scienziato ed amico del XIII Dalai Lama, il quale riteneva addirittura che la Terra fosse vuota e che vi si accedesse entrando attraverso i poli magnetici. La risposta a questa domanda ci verrà forse incontro se diamo uno sguardo indietro alla spedizione nell'Antartide nell'anno 1938 sotto la direzione del capitano Alfred Richter. Là i tedeschi scoprono territori liberi dal ghiaccio, che presto sarebbero stati importanti per il Reich.
Ecco un frammento originale dalla Zeitschrift für Nationalsozialistische Wirtschaftspolitik, la rivista per la politica economica nazionalsocialista del 5 maggio 1939. Ed ecco la navetta d'appoggio Schwabenland dopo il battesimo del territorio antartico a nuova terra di Svevia, Schwabenland appunto. Membri della spedizione nell'Antartide tedesca del 1938-39 prendono possesso della terra disabitata per il Reich. Questa carta geografica indica in quali punti della nuova Schwabenland erano state alzate delle bandiere tedesche. Ecco un attestato di ringraziamento di Göring, il maresciallo del Reich. Göring e l'aviazione militare avevano creato un territorio che poteva servire come punto d'appoggio, forse anche in seguito alle insistenze dei fautori delle altre scienze, che forse sapevano già quali novità tecniche avrebbero realizzato. Ecco un mappamondo di quel periodo. Il terreno antartico, la nuova Schwabenland, è già indicata ufficialmente come territorio tedesco. Qua si vede l'equipaggio della navetta d'appoggio Schwabenland con il capitano Alfred Richter in mezzo. Al culmine dei bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, ricevono il grande ammiraglio Dönitz e i sommergibili tedeschi una missione speciale segreta, i cui dettagli sono finora oscuri. Depositare armamenti di riserva dell'ultimo battaglione. I sommergibili tedeschi attraversano in quel periodo tutti gli oceani, in parte come cacciatori ed in parte come prede. Si costruiscono voluminosi sottomarini da scarico e sommergibili completamente nuovi. In questo periodo succedono tante strane cose. Si trasportano uomini e apparecchiature per sommergibili. Questi sono in contatto continuo con quelli degli amici e alleati giapponesi. Presto, la marina tedesca possiede una base per i sommergibili nell'estremo oriente per poter collaborare meglio con il Giappone. Tutto fa pensare che i ricercatori giapponesi collaborino ai progetti per le altre strategie militari. Il traffico di sottomarini tra il Giappone e la Germania è organizzato in modo straordinario. E cosa possa regalare un'unione di inventori geniali tedeschi e giapponesi, ce lo si può immaginare proprio oggi. Verso quali obiettivi segreti si dirigevano i sottomarini tedeschi in questa fase della guerra? Uno di questi si chiama probabilmente Antartide. I documenti che riguardano la guerra sottomarina sono tuttora tenuti segreti dagli alleati, il che non è certo una coincidenza. Finora più o meno 100 sommergibili tedeschi della Seconda Guerra Mondiale risultano introvabili. Sono stati dichiarati né distrutti dal nemico né affondati per proprio conto. Sono semplicemente spariti, senza aver lasciato traccia. Un'intera flotta di sommergibili, tra i quali navi del tipo 21. Ma possono 100 sommergibili semplicemente sparire? O hanno forse a che fare con i sottomarini fantasma visti dal 1944 in poi? Esiste forse un bunker da qualche parte sotto il ghiaccio eterno? Nei documenti ufficiali si legge semplicemente questione non chiarita, questione non chiarita, questione non chiarita. Gli arsenali per i sommergibili tedeschi hanno sviluppato giustamente una costruzione modulare di sottomarini. Si prefabbricano i sommergibili, soprattutto quelli dei nuovi tipi 21 e 23, in motori singoli, in modo che si possano smontare in un posto qualsiasi con mezzi relativamente semplici. E grandi sottomarini da carico del tipo 10 sono in grado di trasportare questi singoli pezzi. Anche sotto questa trama potrebbe esserci nascosto un significato particolare. Preparazioni per la guerra dopo la guerra. Ecco la foto di un sommergibile fantasma di origine sconosciuta e, per fare il confronto, un sommergibile tedesco del tipo 23. Anche in Groenlandia c'erano basi tedesche. Questo disegno, che è stato pubblicato dopo la guerra, dà un'impressione della possibilità della costruzione di UFO bunker segreti. L'8 e 9 maggio in Europa tacciono le armi. Il buio cala e domina sulla luce. L'Antartide rimane in un'angustia. I cadaveri di eroi caduti si putrefanno ai piedi della sacra montagna. Dalla profezia babilonese, il giavellotto di Marduk. Il grande ammiraglio e presidente del Reich, Karel Dönitz, firma la capitolazione delle tre sezioni delle forze armate tedesche. Il Reich della Grande Germania, invece, non ha mai capitolato. Quindi, ufficialmente, la Germania non ha mai capitolato. Marduk divelse il giavellotto dal suolo, lo alzò e lo lanciò con tutta la sua forza sul mondo terrestre. E mentre Marduk fece così, Ishtar comandò alle stelle di emanare una nuova luce.
E poi appaiono gli UFO nel cielo del globo terrestre. E non è per caso che assomigliano alle costruzioni tedesche. Già nel 1939, all'inizio della guerra, si è detto: e quando il nemico invade l'intera Germania, si continua la guerra da fuori. Non è un caso che abbia scelto di vivere qui, in Cile, nell'estrema punta sud della Patagonia. Ho viaggiato infatti in Antartide prima, durante e dopo la guerra. So anche che i sottomarini tedeschi sono venuti qui più volte, nella parte calda di Antartide, che è una vera e propria oasi, come avevano intuito Poe in Gordon Pym e Verne nella Sfinge dei Ghiacci. Qui infatti vivono esseri sovrumani, senza tempo, e che sono sincronici nella loro presenza psichica. Sono qui, dovunque. Hanno anche enormi poteri. Pensi che la spedizione americana dell'ammiraglio Byrd nel 1947 gettò due bombe atomiche sul territorio tedesco, ma gli risplosero addosso come un boomerang. Ma torniamo indietro, facciamo un po' di storia. Torniamo al Terzo Reich. Nel bunker, Hitler, prima di morire, disse al suo attendente: lotteremo per l'uomo che verrà. Io ritengo che si riferisse alla incarnazione di questi superuomini, questi eletti. Il loro segreto riguarda l'integrazione e la disintegrazione della materia. Sono degli esseri che possono risultare ubiqui e che hanno comunque una dimensione differente, non umana, forse come quella di Cristo quando risuscitò. Lui sembrava un essere umano, ma era qualcosa di diverso. Hanno quindi una presenza umana, ma è un archetipo. Sono differenti, sono posseduti dalla trascendenza. Swedenborg, l'occultista svedese, diceva: il cielo ha la forma di uomo, la terra stessa è un essere vivente. L'uomo, quando si trasmuta, assume un altro aspetto. La sua forma umana non ha nulla a che vedere con l'aspetto umano, è una semplice apparenza che si percepisce in maniera diversa, sorprende. È un argomento molto complicato. Tutto questo è legato però alla teoria del sincronismo. Siamo qua e là, siamo fuori dal tempo, fuori dallo spazio, è un'altra dimensione. Poi l'uomo Hitler muore fisicamente, ma l'archetipo resta, è stato creato da tutta la nazione, dal desiderio di una nazione, e quindi si reintegra nella nuova dimensione fisica della roccia che gli induisti chiamano Vraja, oppure nel ghiaccio, e attende il momento del ritorno. Il Führer ha cercato di vincere per il suo popolo, però sapeva che avrebbe perso nel mondo della materia, perché la sua dimensione umana non era destinata alla vittoria. E quindi, in un certo modo, la guerra la vince perdendola. Lui cambia di stato, alchemicamente si purifica, entra in un'altra dimensione. La scienza dell'implosione ha assimilato Hitler al ghiaccio dell'Antartide. È in attesa di ritornare. Ritorniamo alle tradizioni induiste. Kalki sarà l'ultimo avatar, l'uomo che verrà, il riscatto alla fine del Kali Yuga, dell'età nera. Nel cattolicesimo c'è il Redentore, nell'Islam c'è il tredicesimo Imam. Bene, io credo in Hitler, credo che si è reificato nel ghiaccio in un'altra dimensione e credo che stia per tornare.